Online sulla pagina. Eccoci qua, dovremmo essere online. Ospite della diretta di stasera è Alex Bertani, che è un cavriaghese, un reggiano, ma è direttore editoriale di Topolino, è un dirigente della Panini. Io sono molto, molto, molto contento che abbia accettato di fare questa chiacchierata stasera con me. Perché mi permette di parlare di Topolino e del mondo dei fumetti a cui sono affezionatissimo. E poi perché Alex è una bella testa, nel senso che ci siamo scambiati un po' di riflessioni dalle quali poi è nata questa chiacchierata ed è un bel personaggio. Intanto grazie a te di questa bella presentazione, hai detto tantissime cose, forse hai detto la cosa più importante, che sono un grande appassionato di fumetti, che credo sia uno dei motivi principali, forse per cui faccio anche questo lavoro e perché, e con cui abbiamo anche interagito e parlato, anche perché parlare di fumetti per me è sempre bello, quindi diciamo che sono di quelle persone che ha avuto la fortuna nella vita di riuscire a fare di una passione un mestiere. Questa è tanta roba. Allora, Alex, prima di tutto bisogna che assolviamo il dovere d'ufficio e quindi è giusto raccontare da Cavriago come si arriva a diventare direttore editoriale di Topolino, il fumetto più importante d'Italia, sostanzialmente. Ma guarda, tutto è partito proprio con la mia passione dei fumetti, perché molti anni fa, quando ero proprio uno studente universitario sdanarato e comunque non perdevo una Lucca Comics. Tra l'altro l'Arci di Reggio ha fatto anche dei corsi di fumetto, aveva creato un giornalino, c'era un gruppo di ragazzi che lavorava attorno all'idea di fare dei fumetti, quindi di scrivere, disegnarli. Io ero in mezzo a queste persone, quindi andavo sempre a Lucca e questo insomma, mi ha dato anche qualche... E mi ha permesso di conoscere delle persone che poi sono diventate dei professionisti nel campo del fumetto. E niente, una di queste volte erano i tempi della Marvel Italia. Io molto appassionato di Marvel. Marvel aveva appena aperto in Italia la sua filiale. Mi segnalò che alla Marvel Italia cercavano una persona che lavorasse nel marketing, ho detto al marketing. Quindi io tramite questa persona mandai il mio curriculum, venne chiamato, feci una selezione con l'allora direttore Simone Airoldi, che bontà sua decise di darmi questa occasione, e di lì è partito un percorso che è partito con i fumetti Marvel, poi Marvel Italia è diventata Panini Comics, quindi abbiamo cominciato a pubblicare anche i manga, altre cose, abbiamo pubblicato fumetto francese. Poi nel 2013 è arrivato in eredità anche Topolino e tutti i periodici della Disney. A differenza, diciamo, di quello che avveniva per gli altri fumetti, questa era una sfida ben più impegnativa, perché come Marvel, come fumetti manga, noi in realtà abbiamo sempre realizzato quella che era l'edizione italiana di fumetti che già uscivano all'estero. Con Disney la sfida era più tosta, perché si trattava di creare contenuto in primis. Topolino pubblica ogni settimana 110-120 pagine di fumetto inedito. Non sembra, ma è una quantità enorme, che significa avere... interagire con 40-50 scrittori e con altrettanti disegnatori, se non di più. E quindi è veramente una macchina veramente complessa da far andare. E dopo qualche anno che Disney faceva parte un po' del parco testate Panini, c'è stato un cambio nella direzione e dopo tanti anni che io mi occupavo più della parte commerciale, della parte diciamo, di vendite, di marketing, di responsabilità diciamo, commerciale comunque della divisione, ho deciso che ero di un po' di sporcarmi le mani e dopo aver fatto per tanto tempo dopo aver lavorato in sala, sono andato in cucina a fare i piatti, a vedere un po' Ecco, a me come veniva. interessa moltissimo questo aspetto della cucina. Come nasce un fumetto? Cioè meglio, com'è che decidete di mettere insieme il giornalino che esce in edicola settimanalmente? La selezione delle storie e anche dei servizi che stanno tra una storia e l'altra, insomma, quel lavoro di redazione che cucina il giornalino che andiamo a comprare in edicola.
Beh, parte da tante fonti, diciamo. Abbiamo, come ti dicevo, un sacco di autori e scrittori che spesso ci propongono ci fanno delle proposte su delle storie, su dei plot, su dei soggetti. A volte siamo noi che li commissioniamo, nel senso che magari pensiamo, vogliamo fare una storia, un giallo di Topolino, oppure una storia su una tematica qualsiasi, e in qualche modo contattiamo uno dei nostri autori e poi cominciamo a parlare. Ma al di là di questo, cioè del momento in cui nasce un'idea proprio primigenia, in cui si comincia a ragionare di quello, poi parte un percorso che è molto lungo. Cioè, perché è un po' come accade anche, penso, per un film. Io non mi sono mai occupato di cinema, però c'è un soggetto che viene discusso, il soggetto è la trama, sono gli snodi della trama, quello che la storia vuole arrivare a comunicare al lettore, a dire, le parti in cui c'è più suspense, colpi di scena, i personaggi, l'uso dei Certo. personaggi, qualche morale che c'è magari in quello che è nello sviluppo della storia. Una volta che si decide che il soggetto è quello definitivo, e spesso arriviamo alla versione 3, 4, 5 rispetto all'idea iniziale, può partire lo sceneggiatore, che prende il soggetto, che quindi diciamo è la trama, ma solo la trama, e comincia a mettere i dialoghi e a definire quella che è una scansione della storia, vignetta per vignetta. E tu non so se hai mai visto una sceneggiatura di un fumetto, però la scuola italiana, a differenza di quella americana, è molto accurata nel fare le sceneggiature. Quindi tu trovi vignetta 1, mezzo busto dall'alto, il personaggio dietro sfondo con libreria, con dei volumi, con scritto. E poi Quindi c'è il dialogo. il disegnatore realizza quello che ha scritto lo sceneggiatore. Certo, quindi la sceneggiatura è un lavoro molto lungo, perché significa praticamente inventarsi e ideare, diciamo, vignetta per vignetta, fino a che non arrivi allo sviluppo definitivo. E anche qui chiaramente abbiamo diversi passaggi, quei dialoghi vengono visti, rivisti, si controlla che ci sia coerenza tra il soggetto e, diciamo, la sceneggiatura, oppure se delle parti non convincono più vengono modificate. Però diciamo che si arriva a un certo punto a quella che è la sceneggiatura definitiva. Questa, come tu dicevi, viene passata al disegnatore, che prende e, con i suoi tempi, che mediamente tiene conto che una storia di 30 pagine impiega un disegnatore, ci mette mezzo e mezzo, 2 mesi, se è abbastanza veloce, perché insomma, mediamente una tavola al giorno è già un ritmo abbastanza grosso per un disegnatore, veloce per un disegnatore. A quel punto non è finita, perché tu hai le matite. Ma le matite vanno trasformate in inchiostro. Quindi c'è qualcuno che può essere anche lo stesso disegnatore, ma può essere anche un'altra persona che prende le matite. Le matite sono troppo sottili per essere utilizzate a livello industriale come stampa. Quindi c'è bisogno che qualcuno prenda le matite e si metta a ripassare tutto quello che è il disegno che il disegnatore ha fatto, realizzando quelli che si chiamano gli inchiostri. Una volta che l'inchiostro è finito, si passa al colorista, che mette i colori all'interno dei disegni. Non è finita, manca il lettering, quindi una persona si prenderà la briga di prendere i balloon, di prendere la sceneggiatura e di andare ad inserire in ogni singolo balloon quello che è il dialogo preciso che serve in quel balloon preciso. Ti fermo un attimo qui, perché, ed è stato oggetto di una primissima chiacchierata che abbiamo fatto tu ed io. È già molto complesso, si evince da quello che ci raccontavi, l'ideazione, la stesura di una sceneggiatura e la parte di creazione del disegno. Ma è estremamente complesso e curato il linguaggio dei fumetti. Ti ho fermato un attimo perché vorrei appunto che ci fosse il giusto accento su questo aspetto, perché quasi nessuno presta sufficiente attenzione all'attenzione che si mette nella scelta delle parole con cui si compongono i fumetti. E anzi, uno pensa al fumetto che sia, come dire, una letteratura semplice, facile, che scorre via. Che lo è nel momento in cui la leggiamo, perché è immediatamente comprensibile e ti permette, no, di scorrere velocemente le pagine, ma è così semplice perché è anche molto curata. Sì, questo Andrea è un vecchio pregiudizio, soprattutto in Italia,
di cui paghiamo in Italia lo scotto, che ha sempre considerato il fumetto un po' come una letteratura di serie B rispetto ad altre cose. E questo perché è un tipo di letteratura molto industriale, il fatto che è un periodico, questo vuol dire che tu ogni settimana, ogni mese, ogni 15 giorni esci. Quindi questa idea, no, della ripetitività, della serialità, è generalmente abbinata ad un'idea di minore qualità rispetto ad un romanzo che magari esce una volta all'anno, poi hai un romanzo nuovo dopo 2 o 3 anni, quindi c'è l'idea che ci sia meno cura. Non è così. Potrei banalmente dire che molti lettori ci scrivono e ci dicono di aver imparato a leggere su Topolino, che è un po' un leitmotiv che ci sentiamo dire molto, molto spesso. È così, stavo finendo appunto nella descrizione che facevo, a quel punto c'è la revisione delle bozze, quindi comunque il fumetto viene visto e rivisto, e già comunque devo dire che i nostri scrittori sono scrittori con la S maiuscola e quindi già danno un prodotto che è generalmente molto curato, molto scritto in italiano, veramente elegante, corretto. Poi abbiamo anche tutti i nostri revisori di bozze che fanno un ulteriore lavoro di pulizia sulla punteggiatura, sulla grammatica e su tutto il resto. Non solo, noi cerchiamo sempre di inserire anche qualche parola sfidante, le chiamiamo, anche perché è un pubblico molto giovane. Cerchiamo di far sì di non avere un linguaggio che sia appiattito, quindi comunque cerchiamo sempre di usare molti dei sinonimi, anche qualche parola che capiamo che può essere difficile per un ragazzino di 7-8 anni, però deve essere sfidante anche leggere un fumetto, e quindi le famose parole difficili di Topolino, qualcuno dice, ogni tanto è così ed è volutamente così, perché serve un pochino anche ad arricchire quello che è il bagaglio diciamo espressivo dei ragazzi. Topolino ha un pochino questo valore formativo e credimi, per quello che mi riguarda personalmente, averne la responsabilità non è tanta roba, perché significa sapere che il modo delle cose che fa, le cose che facciamo avranno un'influenza poi anche nella vita delle persone. Infatti ci tenevo che tu la dicessi esattamente così, che è come poi me l'hai raccontata qualche settimana fa, perché era giusto invitare alla riflessione su questo aspetto, su quanto il fumetto sia sicuramente un passatempo, qualcosa di divertente, ma nel mentre che noi lo leggiamo e non ci accorgiamo di farlo, stiamo imparando qualcosa, stiamo imparando anche qualcosa della nostra lingua, della lingua italiana. Guarda, io mi occupo di fumetti ormai da un sacco di anni e ti posso dire che spesso abbiamo fatto delle ricerche anche con agenzie importanti come Doxa, e tutte le ricerche che abbiamo fatto hanno sempre dato come indicazione che tutti i ragazzi e ragazze che cominciano a leggere fumetti in tenera età, diciamo dai 6 anni in su, una volta, diciamo scuola elementare in su, quasi tutti quelli che prendono questa abitudine sono poi persone che svilupperanno una scolarità medio-alta e anche una posizione sociale nella vita tendenzialmente medio-alta. Lo vediamo anche, molti di loro continuano a rimanere appassionati del Topolino o degli altri fumetti, e lo fanno spesso magari con capacità di spesa, perché nel frattempo sono diventati dottori, avvocati o anche altri mestieri, insomma qualsiasi cosa, però capisci che di fronte delle persone che, oltre ad avere una posizione in realtà generalmente abbastanza di rilievo, hanno anche un livello culturale molto elevato, anche perché spesso il fumetto è un punto di partenza che ti accende la curiosità per approfondire poi dei temi, perché se tu leggi Topolino, anche un altro fumetto, se non sono di Topolino, però dove leggi di un mistero legato, non lo so, agli Egizi, ai Maya, ti viene poi spesso la curiosità di andarti a documentare, di andare a vedere veramente qual è la storia della realtà, visto comunque il fumetto spesso ne dà una rappresentazione che può anche essere fantasiosa, anche se generalmente molto accurata, però chiaramente c'è una parte romanzata. Quindi molto spesso è un punto di partenza per poi sviluppare altro tipo di esperienza. Ti faccio un ultimo esempio, poi ti lascio fare. Se tu vai a Luca Comics, che in realtà è nata come la manifestazione principe degli appassionati di fumetti, oggi trovi appassionati di film, di serie televisive, di romanzi, trovi autori di romanzi, perché
Il fumetto è un genere che ti contamina e ti fa sì che tu sviluppi un bisogno di fruizione, di conoscenze, di fiction, che si esprime molto spesso anche in altri ambiti, non solamente in quello del fumetto tout court. No, magari fai il sindaco, se hai letto Topolino, come è capitato a me. Io sono stato abbonato per anni, adesso ammetto che non sono più abbonato, però lo compro in edicola, ma anche perché mi sono accorto che negli anni da sindaco era più le volte che restava incelofanato perché non avevo tempo di leggerlo, e ho un ripiano di una libreria ancora di Topolini di qualche anno fa intatti, intonsi, da aprire, ma adesso durante l'estate di solito riesco a recuperare. E sì, quindi c'è grande attenzione al linguaggio, grande cura dietro le quinte in chi lo dirige, in chi lo realizza il fumetto, e poi c'è tutta la parte del messaggio. Non è vero che i fumetti, come dire, ci diano dei messaggi eccessivamente, no, costruiti, artefatti, ci mandano dei messaggi che possono motivare l'impegno, e lo fanno in maniera, secondo me, molto veritiera, molto, molto spontanea, molto sana. Almeno io, ripensandoci col senno di poi, devo dire che Topolino è stato davvero una bella scuola, e forse quello che raccontavi tu di motivazione poi al fare anche altro, che può essere approfondimento, ma anche banalmente, no, al mettersi a disposizione della propria comunità, forse in parte ha influito la lettura estiva o settimanale di Topolino. Beh, sai, io credo che tutti quanti noi siamo un po' anche quello che leggiamo, e quindi sicuramente le nostre letture hanno un'influenza in quello che è il nostro percorso di vita, anche di valori. Cioè, io ho letto fumetti, leggo fumetti da quando avevo 5 anni praticamente, e devo dire che tante cose che magari a volte scopriamo anche noi stessi delle cose che magari di cui ci accorgiamo in certi momenti. Io credo che tante cose mi siano venute anche dalle mie letture. Faccio un esempio che faccio sempre: io ho una smisurata passione per il viaggio, per viaggiare, partirei sempre. Adesso patisco un po' di questo anno e mezzo in cui sono rimasto nella mia mente più riago, però insomma, quando posso faccio le valigie e parto per andare a vedere, a conoscere magari. Io credo che questa fame di visitare luoghi, di conoscere gente, persone, di vedere posti, mi venga anche da avere sempre, di essermi cibato di tanti viaggi con la fantasia, di aver abituato, di essermi abituato alla gioia che si ha nel conoscere, nel vedere, nell'osservare, nel capire quando puoi, insomma. E quindi, insomma, sì, credo che in tutto questo il fumetto abbia, nel mio caso, abbia avuto un peso importante. Secondo me è così, come potranno testimoniare tantissimi altri che sono lettori di fumetti abituali. E però allora la domanda che viene immediatamente conseguente è questa: ma in un mondo che ci raccontiamo, e forse è oggettivamente così, un po' più disincantato, come mai reggono ancora i fumetti che tutto sommato insomma, nella loro pur complessità, raccontano un mondo abbastanza semplice? Cioè, tu prendi una storia di Topolino, non è intricata come altri generi anche fumettistici, e quindi in un mondo più disincantato come quello attuale, com'è che reggono ancora i fumetti? Ma guarda, io credo che in realtà il fumetto sia meno disincantato, più disincantato di quello che si possa pensare. Poi, chiaro, io stiamo parlando di fumetti Disney, quelli magari è un po' una cosa a parte. Il fumetto Disney ha tradizionalmente un doppio lettorato, no? Fatto di ragazzi molto piccoli, ma anche di adulti che lo seguono con grande passione, con grande amore. Molto spesso le storie di Topolino hanno più livelli di lettura, quindi c'è sicuramente un livello di lettura che è più semplice, più immediato, più fruibile per un pubblico più giovane, ma che nel contempo, in modo edulcorato, in modo magari indiretto, in modo non così eclatante, riesce comunque a introdurre dei temi
riesce comunque ad essere in qualche modo interprete anche dei fenomeni della nostra società. Ti faccio anche qui qualche esempio molto concreto. Abbiamo avuto una saga su Topolino, quella di Mister Vertigo, in cui questo criminale si cibava di fake news, utilizzava dei metodi subdoli tramite internet per in qualche modo inculcare delle idee nelle persone. Allora c'era una lettura che era più, se vuoi, banalizzata, quella del nemico, del cattivo, da capire chi era, ma c'era anche, secondo me, un substrato di una tematica più complessa, più in grado anche di reggere il confronto con quelle che sono le tematiche e le sfide che oggi la nostra società si trova ad avere. E qui parlo di Disney, se parlo anche di altri fumetti, ma anche non solamente di Panini, per l'amor di Dio. Cioè il fumetto in realtà oggi è un genere che è molto libero e molto capace di osare e di raccontare anche verità scomode. Lo è molto di più per esempio del cinema, lasciamelo dire, questa è la mia idea, o perlomeno di quello non indipendente, perché a differenza di quel tipo di industria si trova forse meno impelagato in obblighi, in vincoli che ti vengono comunque dal dover fare grandi numeri, di essere in qualche modo, di dover coprire investimenti molto importanti. Il fumetto, per quanto sia, non è che è complicato da fare, però si può permettere, secondo me, di essere una voce un po' più libera forse di anche di altre industrie della comunicazione e dell'intrattenimento. E per questo che credo che il fumetto stia tenendo, anzi, in questo momento tu sai che sta vivendo un po' una fase, incredibile dirlo, di espansione rispetto a solamente qualche anno fa. Ecco, adesso ci arriviamo. Intanto ti salutano Andrea Marchesini, Salvatore Saladino e Loredana Catalano che commenta: condivido stimolare la mente sin da bambini con colori e dialoghi fantastici, con comunque un messaggio, estende il dizionario mentale sin da bambini. Lascia un insegnamento che col tempo porta alla costante lettura, un atteggiamento che sembra stia pian piano scomparendo. E però, dicevi, il fumetto, nonostante la concorrenza di altri tipi di, adesso senza volermene, intrattenimento per le fasce più giovani della popolazione, che possono essere i videogiochi, che possono essere i tablet e tutti i giochini che ci stanno sopra ai tablet piuttosto che agli smartphone, e anche i social, sta tenendo e anzi sta vivendo l'ennesima, come se avesse avuto delle fasi di calo, comunque l'ennesima momento forte. Ma sì, guarda, il De Profundis del fumetto è stato cantato diverse volte, devo dire, diverse volte l'ho sentito. E perché, come tu dicevi, sono arrivati negli anni, rispetto a quando io ero piccolo e c'era solo quello, quindi altre forme di intrattenimento come i videogiochi, come i tablet, come un'offerta di cartoni animati esagerata su tutti i canali televisivi, lo stesso web con YouTube, con i video, no? Che hanno sempre fatto pensare che il fumetto nei confronti di queste forme di intrattenimento, che erano un pochino più sexy, no? Un po' più facili come approccio, avrebbe sicuramente segnato il passo. E devo dire che non era un'idea così fuori di logica. In realtà non è stato così, perché secondo me il fumetto ha dalla sua questa grande capacità di riuscire ancora a emozionare, ad essere credibile, tramite un linguaggio che è un linguaggio di sintesi molto, molto sempre più raffinato. Se tu leggi un fumetto degli anni 70, ma anche di Disney, trovi dei balloon con 8 righe di testo. Oggi una cosa del genere sarebbe improponibile. La soglia di attenzione che hanno i ragazzi soprattutto è molto più rapida, e quindi c'è bisogno di raccontare le stesse cose con meno parole, che comunque è un'arte, perché ti dà alla fine l'idea dell'efficacia, del ritmo del racconto. E il fumetto in questo ha fatto dei grossi passi in avanti, e secondo me, ripeto un po' il discorso che ho fatto prima, è sempre stato molto capace di stare al passo coi tempi, di essere un buon interprete della propria società. Ti faccio anche un altro esempio. E qualche anno fa è arrivato sulla scena del fumetto un tale Zero Calcare,
che era nell'Ussi sconosciuto, che con i suoi racconti ha dimostrato di sapere arrivare a quello che è il cuore dei ragazzi, degli adolescenti, ma anche di chi si sente adolescente. E di colpo ha venduto centinaia di migliaia di copie in tutte le librerie, nelle librerie dove di solito tu vendevi i libri di, certo, di Bruno Brescia o di... Ecco, questo vuol dire che quando ci sono delle idee buone, e il fumetto sta dimostrando di essere molto fresco come tipo di proposta, come tipo di idee, come tipo di storie che riesce a raccontare, il fumetto ha un valore mediatico e di comunicazione fortissimo. Ti faccio un altro esempio. C'è in questo momento una grossa ondata di ripresa dei manga, che sono i fumetti giapponesi. Questo momento di forte ripresa di questi fumetti viene dal fatto che molte piattaforme di streaming stanno proponendo dell'animazione giapponese. Tu sai che in Giappone esiste l'animazione, ma dell'animazione c'è spesso anche poi il fumetto, il manga. Quindi i ragazzi che si guardano l'animazione su Netflix, su Prime Video, su altre piattaforme, poi sentono il bisogno di ripetere l'esperienza che hanno vissuto con la fruizione del cartone animato col manga. Perché? Perché il manga molto spesso è più completo, è più dettagliato, è più articolato. Molto spesso nel cartone animato, che dura, non so, 20 minuti, non so, è più difficile raccontare tante cose rispetto a come il fumetto riesce a fare. Quindi anche lì abbiamo una fruizione che è inizialmente video, certo, che poi si trasforma in fruizione cartacea, a dimostrazione che la capacità che ha questo medium di riuscire ad interessare soprattutto i ragazzi è molto, molto forte. È un po' quello che succede anche alla radio, che continua a essere un media assolutamente seguito e in grado di stare al passo con i nuovi gusti anche delle persone. Stai parlando a un grande fan della radio, quindi guarda, un malato, facendo tra l'altro tanta strada tutti i giorni, la radio è una compagnia costante, alla sera invece alterno libri e appunto fumetti. Devo ammettere che oltre a Topolino ho Tex Willer, la collezione originale dal numero uno a oggi, ma questa ereditata dal papà, però insomma è un gran valore questo, anche in casa. Tex Willer consumati, quindi non imbustati, non hanno un valore economico perché li abbiamo consumati leggendoli, però insomma Tex Willer è un altro di quei personaggi a cui devo molto della mia formazione in termini di principi e valori. No, quindi insomma. Beh, anche quello, cioè, sembra una banalità. Dice, un fumetto western esce da 70 anni, da 80 anni, eppure, pur in trame apparentemente in plot simili, riesce ad avere una scrittura di tipo eccezionale, ad essere ingaggiante, avvincente, scritto in un modo divino per certi versi. Quindi non a caso certi fumetti diventano dei classici. Dentro a Tex Willer c'è un senso di giustizia che insomma a chi fa il mio mestiere lo consiglierei come lettura, cioè a chi fa il pubblico amministratore lo consiglio come lettura perché è molto formativo, forse più di tanti seminari che come politici facciamo. Aperta e chiusa parenti. No, rido perché Alex, tra l'altro, ha un passato di amministratore locale. Sì, diciamo che prima che arrivasse Spider-Man a trascinarmi su altre strade, uno dei possibili percorsi era quello di fare magari anche un percorso in quella che è l'amministrazione della cosa pubblica. Avevo cominciato da giovane, insomma, avevo fatto tante cose, poi è arrivato Spider-Man, quindi il caso ha voluto che il mio destino fosse un altro. Comunque c'è tempo, di persone di gran cuore, la pubblica amministrazione e la politica ne hanno bisogno, quindi chi lo sa, nella tua quarta, quinta vita. E invece io magari mi metterò a scrivere fumetti che sarebbe... Siamo sempre, guarda, quindi... Ah beh, allora guarda, avendo un passato da giornalista,
tornare alla, all'inchiostro e alla penna potrebbe essere una soluzione. E, adesso, tornando per un attimo seri, le sfide di domani del fumetto, cioè immagino che fermi non ci stiate mai, come avere le antenne dritte, quali sono i sensori che voi avete per capire quali possono essere gli argomenti, i temi e gli ambiti nei quali ingaggiare l'attenzione dei ragazzi di dopodomani. Ma guarda, è una delle cose che noi facciamo spesso ogni qualche anno, parlo di Disney in questo caso specificatamente, di fare qualche chiacchiera con i nostri lettori, e parlo dei lettori più giovani, quelli dei nuovi lettori di Topolino. Quindi di prendere qualche storia, fargliela leggere e quindi fare dei focus group, vedere, insomma, cercare di capire le reazioni anche a caldo, no? Dopo aver letto una storia. E ogni volta traiamo sempre delle indicazioni importanti. E adesso è difficile sintetizzarle in poche parole. Però diciamo che la cosa che stiamo notando, io devo dire che ne ero abbastanza convinto in realtà, che sempre di più il lettore chiede delle cose molto sofisticate, anche i giovani, anche i ragazzini. Spesso la storia che funzionava negli anni 70-80 oggi è vista un po' come troppo semplificata. E uno dei commenti che spesso mi sono sentito dire di fronte a delle storie pensate per un pubblico, insomma, di quell'età, giovane, è: ah beh, ma questo è per mio fratellino, non è per me. Perché c'è comunque la presunzione, anche già a 7-8 anni, di volere e di aspettarsi delle cose ingaggianti, forti, delle cose in grado di... Uso una parola brutta, non disturbanti, forse non rende l'idea, però in grado comunque anche di provocare delle emozioni, certo, forti, che è quello che si aspetta ci si aspetta a quell'età. E difatti anche in qualche modo nella produzione è ovvio che cerchi sempre di andare a proporre delle cose che siano capaci di essere innovative, di essere un po'... E chiaramente un'altra cosa che i lettori chiedono molto è di vedere il proprio mondo, quindi un mondo dove la gente ha il cellulare in mano, a meno che non sia una storia in costume, voglio dire, questa, certo, è chiaramente... Fai i pirati, sono i pirati, certo, però se non fai i pirati, i lettori oggi si aspettano quindi questo tipo di coinvolgimento. Tieni conto che a differenza di quello che probabilmente abbiamo passato io e te, che io a 6 anni avevo letto qualche fumetto e visto forse qualche la TV dei ragazzi, oggi i ragazzini arrivano a quell'età con un background di esperienze anche narrative importanti, magari hanno visto i Simpson, hanno visto i Griffin, hanno in casa è passato il Trono di Spade, loro l'hanno... Certo. Quindi hanno già delle aspettative molto importanti. Quindi io credo che sempre di più ci sarà il bisogno di, non dico alzare l'asticella, che forse è un termine un po' brutto, però insomma di riuscire a raccontare delle cose che sappiano essere credibili, coerenti, è in grado di stimolare la loro fantasia, la loro, ma anche di dargli delle, di creargli dei dubbi, quindi delle storie con dei misteri, con dei, piacciono molto i gialli, piacciono molto questo tipo anche di storie. La storia divertente, classica storia Disney divertente, che quando io, anche anni fa, insomma, c'era questa... La storia Disney deve fare ridere, fondamentalmente. Io credo non sia più tanto così. Cioè, tu devi ridere, ma mentre ridi devi anche pensare, devi anche ogni tanto così avere anche qualche brivido, no? Leggendo delle cose, devi avere dei dubbi. Cioè, il fumetto deve stimolarti la mente. E quindi vale così per me, che mi occupo di Disney, ma penso che valga così per chi fa Tex Willer, chi fa altre cose, chi in America fa i supereroi. Quindi credo che la sfida sia questa, di avere sempre di più una capacità di raccontare delle storie in grado di fare breccia nei lettori. Io ho 3 domande secche. Una,
se c'è differenza tra italiani, europei e statunitensi, ad esempio, o se invece queste tendenze sul fumetto, anche per come l'abbiamo raccontato stasera, sono grosso modo omogenee, cioè se i nostri ragazzi sono più simili di quanto crediamo. La seconda è: come scegliete di paperinizzare o topolinizzare alcuni personaggi? Buon ultima la comune amica Orietta Berti, che è stata protagonista di un fumetto nelle settimane immediatamente seguenti Sanremo. E la terza è un'anteprima che ti chiedo se è possibile, dal momento che solitamente accadeva questo, sono ormai prossime le Olimpiadi, con un anno di ritardo, se ci dobbiamo aspettare qualche storia di Topolino legata al grande evento sportivo che il mondo si appresta a celebrare. Tre domande secche così. Ok, allora la prima era... se le tendenze sui fumetti sono diverse da paese a paese, o se sostanzialmente... Oggi un po' la globalizzazione in qualche modo ha avvicinato quelle che sono le varie culture, e molto spesso fruiamo tutti delle stesse notizie a livello, diciamo, globale, mondiale, anche di determinati eventi in qualche modo sono sempre più patrimonio comune dell'umanità, in ultimo purtroppo questa pandemia. Quindi sicuramente c'è un processo di avvicinamento, secondo me. È chiaro che poi abbiamo comunque delle differenze culturali abbastanza radicate che, insomma, continuano a farsi vedere. Io, è un parere mio questo qui, credo che il fumetto europeo ha delle caratteristiche che sono comunque diverse dal fumetto americano, che sono comunque diverse dal fumetto orientale, giapponese o coreano. Lo vedi nel modo di approcciare i temi, i generi, e quindi c'è sicuramente una differenza. Però, per esempio, in Italia soprattutto, ma anche negli altri paesi, c'è anche un pochino il gusto della cosa esotica, no? E quindi il fumetto giapponese piace anche perché i personaggi non si comportano come in un fumetto europeo. Quindi c'è anche questa cosa in più, cioè il gusto di una narrazione, sì, esotica, diciamo. L'Italia poi è sempre stata molto aperta da questo punto di vista, anche dal punto di vista della cinematografia, dei romanzi. In Italia è sempre arrivato di tutto, mentre magari in altri paesi in passato erano più chiusi, penso, non so, ai giapponesi, che fino a poco, cioè, generalmente leggono manga, appunto, non leggono altri tipi di fumetti, come anche gli americani leggono soprattutto fumetto americano. Ora c'è un po' di apertura anche ad altre pubblicazioni, però in genere più l'europeo che ha questo atteggiamento di apertura nei confronti anche di espressioni diverse, anche complesse da comprendere per lui, perché non appartengono al suo background. Però sicuramente c'è un po' un graduale percorso di, secondo me, avvicinamento dei lettori a livello globale. Sui VIP paperizzati non c'è una regola. Più delle volte sono loro che ci contattano, e magari perché vedono il collega con cui ha fatto una cosa, o magari l'ufficio stampa ci chiama, dice: ma abbiamo visto che avete fatto di Tizio, anche Caio vorrebbe, poi anche Sempronio ha detto che... Certo. A volte siamo noi, perché magari c'è qualche personaggio che riteniamo che sia particolarmente vicino anche al mondo dei fumetti, o comunque al mondo disneyano, quindi non c'è una regola vera e propria. Sono comunque delle collaborazioni, delle partnership totalmente gratuite, sono più delle cose fatte in amicizia, non hanno nessun aspetto commerciale dietro. Poi magari è chiaro che il VIP per cui sta uscendo la tournée ha più piacere di farlo in quel momento rispetto ad un altro momento, però sono delle cose in genere abbastanza... E più delle volte ho toccato con mano che queste persone avevano una genuina passione per il fumetto, o per il fumetto Disney, che, diciamo, in Italia poi vince facile, perché chiunque ha in qualche modo un qualche ricordo di questo tipo. L'ultima domanda era quella sulle Olimpiadi, se è prossima qualche storia legata alle Olimpiadi. Non è previsto nulla.
No, perché il nome Olimpiadi ora è un marchio registrato e non è più possibile fare delle cose che prevedano l'utilizzo dei marchi olimpici, tipo i cerchi colorati o la denominazione. È un marchio registrato dal Comitato Olimpico Internazionale e che non si può utilizzare. Ecco, questo è un peccato. Quindi, è un peccato, però mi hai dato un'informazione, perché io da piccolino le ho lette quelle storie. Ma in passato sai, c'era più libertà su queste cose, c'erano meno vincoli, era forse un mondo quello un pochino più con meno regole, un po' più ingenuo, mi viene da dire, no, su questo punto di vista, anche se un po' meno ingenuo, commerciale, ecco, però diciamola così. Oggi sicuramente le cose sono più complesse, e questa è una cosa che riguarda spesso anche le parodie Disney, che ti ricordi in passato venivano fatte, certo, con molta utilità e riguardavano qualsiasi cosa, film, trasmissioni televisive. Oggi su queste cose qua c'è molta più attenzione, c'è molto più perché insomma il rischio di beccarsi qualche magari azione da parte di qualcuno c'è, e quindi tutto viene fatto con molte più cautele, con molte più attenzioni, ecco. Però vedi, eppure ci sono grandi storie che ci avete regalato, ispirate ai Promessi Sposi, Sandokan, piuttosto che insomma Sandopaper, che vedi, uno che a me sono piaciute tantissimo, li ho tutti, le grandi parodie Disney le ho tutte. Le cose si fanno ancora, chiaramente un tempo c'era una libertà assoluta e potevi pescare dovunque volevi, oggi devi farlo in qualche modo, prendendo contatti, discutendo, gestendo, insomma è un pochino più complesso, complicato, si fanno ancora, però devo dire che nulla ti impedisce molto spesso di comunque creare delle storie che abbiano lo stesso tipo di atmosfera, di mood, di ambientazione, insomma non è necessario insomma, fare sempre la parodia, che anzi a Certo. volte ti vincola un pochino, perché comunque sei costretto in qualche modo a ripercorrere quella che è uno degli snodi di trama che appartengono alla storia originale, quindi magari delle volte sei anche più vincolato. Io credo che se vuoi raccontare una bella storia che parla di, ripeto, di un giallo, un fantasy, che parla di pirati, lo puoi fare. Non è necessario fare una parodia, insomma, anche se chiaramente mi rendo conto che delle volte il collegamento con la parodia è molto più immediato e molto più facile. C'è una domanda e poi chiudiamo da parte di Kati che dice: Alex, gli anime sotto che genere si collocano? Dunque, gli anime sono praticamente i cartoni animati, infatti anime è la contrazione di animation. Guarda, non un genere letterario, sono un'industria che ha tanti generi. Tu trovi gli anime di robot, trovi gli anime sentimentali, quelli di violenza, i polizieschi, trovi. È un po' come dire cinematografia, cioè poi chiaramente all'interno hai tantissimi sottogeneri, quindi puoi trovare tantissimi tipi di anime diversi uno dall'altro, non c'è un. Quello che li accomuna è forse l'aspetto visuale, perché comunque ci sono dei canoni stilistici di costruzione dell'immagine del cartone, che ha insomma una tradizione, quindi in qualche modo c'è una uniformità stilistica da un punto di vista visivo, non c'è da un punto di vista narrativo. Bene. Alex, grazie mille, l'abbiamo fatta più lunga di quello, ma mi capita sempre perché dico stiamo tra i 30 e i 40 minuti, siamo a tre quarti d'ora abbondanti di diretta. E grazie davvero per la squisitezza, per la disponibilità, per le tante informazioni che ci hai dato. Grazie a te, io ringrazio chi ha avuto la pazienza di ascoltarci.
Mi ripeto, per me è sempre un piacere poter parlare di fumetti e niente, spero di non aver annoiato e di aver fatto una bella chiacchierata No, con te. anzi, Andrei, anzi. anzi, ti ringrazio anche te di questa opportunità e niente, magari poi più avanti Ci si incrocia di ripetiamo. persona e ripetiamo. Esatto. Alex, grazie mille, un abbraccio enorme. Grazie a voi, ciao, grazie a te, ciao, ciao.